Politecnica è una società italiana di progettazione. Siamo un gruppo di 41 persone tra ingegneri, architetti e tecnici specializzati nella progettazione integrata. Attualmente a Politecnica stiamo progettando strutture sanitarie che garantiscano l'assistenza ai cittadini. E non è solo l'assistenza, è garantire l'accesso in strutture che diano una grande performance di accoglienza, una pratica coesa e funzionalità a queste strutture e non oltre che garantiscano un livello di alta tecnologia in modo tale di avere strutture di un alto livello, in modo tale di dare e offrire a questo punto un'assistenza sanitaria di qualità. Con questo approccio e la filosofia di avere il paziente al centro di questo sistema, Politecnica negli ultimi 4 anni sta realizzando più di 12 strutture ospedaliere in Italia e nel mondo. Il contesto attuale di fronte alla pandemia ci ha messo di fronte a una situazione che mai avremmo potuto immaginare. Ce ne siamo resi conto che abbiamo una carenza di strutture sanitarie che potessero dare una risposta alla situazione che oggi stiamo vivendo. Abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra competenza in ambito sanitario, donando alla Regione Emilia-Romagna un hub nell'ospedale di Baggiovara per un numero di 18 posti letto di terapia intensiva, tra l'altro realizzato in poco più di un mese, e in quel modo un ulteriore hub di 30 posti letto per il Policlinico di Modena. Politecnica ha seguito in tutto sia la progettazione che la direzione lavori di questi edifici a supporto degli ospedali. Sono stati molto utili sia nel momento dell'emergenza, ma lo saranno senz'altro in caso di nuove difficoltà. Le strutture saranno di supporto ai nostri ospedali, agli ospedali della Regione Emilia-Romagna, e senz'altro saranno sempre a disposizione della popolazione della Regione. La sostenibilità per noi è fondamentale in ogni progetto. Ciascuno di noi, qualvolta deve prendere in mano un progetto, pensa alle ripercussioni, le conseguenze e la finalità che questo progetto ha per le persone, ma anche per il contesto dove verrà inserito.